Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, eccoci con la scatola contenente la tastiera, dove tutto intorno troviamo come sempre varie immagini e informazioni. Nella parte posteriore possiamo vedere un'immagine della tastiera, varie caratteristiche e specifiche in varie lingue, mentre nella parte frontale abbiamo al centro un'immagine della tastiera, in alto a destra il logo dell'azienda ed in basso a sinistra il modello. Passiamo adesso all'unboxing. All'interno abbiamo libretto con istruzioni e garanzia, sticker con il logo dell'azienda, e per finire ovviamente la tastiera. Vediamo alcune specifiche: dimensioni, larghezza 460 mm, altezza 214, spessore 21,4, peso 1,86 g circa. Tastiera full size con 104 tasti, dove alcuni verranno trasformati grazie al tasto FN in tasti per controllo multimediale, regolare l'illuminazione, eccetera. Tastiera a membrana con switch scissor con anti-ghosting 10 kg all'over, quindi possiamo premere tanti tasti contemporaneamente. Connessione tramite cavo non rivestito lungo 1,75 m con connettore USB dorato, materiali, plastica per tasti e struttura. Infine abbiamo il software scaricabile dal sito ufficiale, che esamineremo tra poco, che ci permetterà di configurare vari aspetti della tastiera. Nella parte superiore abbiamo la parte funzionale della tastiera, ovvero i tasti. Tutti i tasti sono a membrana con switch scissor e offrono, grazie al polling rate di 1000 Hz, un tempo di risposta di 1 millisecondo. Inoltre, quando digitiamo qualcosa, il rumore prodotto sarà, a differenza delle meccaniche, molto contenuto. Nella parte superiore, sui tasti F1 ad F7, abbiamo i tasti dedicati al controllo multimediale, attivabili tenendo premuto il tasto FN. Nel dettaglio abbiamo muto, abbassa e alza il volume, indietro, play, pausa e avanti. Sui tasti F9 ed F12 infine abbiamo il tasto per registrare delle macro al volo, il tasto G, e cioè il blocco Windows, in questo modo mentre giochiamo non rischieremo di richiamare il menu start e tornare al desktop, ed i tasti per cambiare l'intensità dell'illuminazione. Nel dettaglio abbiamo 21 livelli di illuminazione che vanno da completamente spenta e crescendo fino alla massima illuminazione. Il passaggio sarà piuttosto difficile da vedere in video, in ogni caso, come detto, ci sono 21 livelli di illuminazione. Vediamo adesso come registrare delle macro al volo. Allora, premiamo FN ed F9, si illumina il tasto macro. Adesso digitiamo la macro, ad esempio, ciao, premiamo nuovamente, lampeggia, e scegliamo il tasto sul quale vogliamo associare la macro, ad esempio A. Smette di lampeggiare. Adesso ogni volta che andremo a premere il tasto A verrà automaticamente riprodotta la macro ciao. Questa macro, come vedremo poi successivamente, potrà anche essere modificata all'interno del software. Nella parte inferiore possiamo vedere 5 gommini antiscivolo e 2 piedini, anche loro con gommini antiscivolo, che serviranno per sollevare la tastiera. Nella parte posteriore possiamo vedere il cavo di collegamento non rivestito con connettore USB dorato. Infine, da questa inquadratura laterale possiamo vedere l'altezza dei tasti dal corpo della tastiera e la leggera inclinazione del poggiapolsi. Il software, scaricabile dal sito ufficiale, ci permetterà di configurare vari aspetti della tastiera, come macro, profili, associare ad ogni tasto della tastiera una funzione diversa, eccetera. Potremo ad esempio impostare che la barra spaziatrice non vada a scrivere lo spazio, ma la lettera L, e così via. Il software ci permetterà di configurare la Gmod per disabilitare ulteriori scorciatoie che ci faranno tornare al desktop o chiudere il gioco, quali Alt Tab ed Alt F4. Potremo inoltre creare delle macro complesse con ritardo o senza, oppure registrare al volo come visto prima, per poi rifinirne i dettagli tramite software. Abbiamo poi la parte più interessante del software, e cioè la gestione dei colori. L'illuminazione non può essere configurata per singolo tasto, potremo configurarla solo a zona, quindi principale, navigazione e tastierino numerico. Troviamo in ogni caso, come state vedendo, degli effetti già integrati, quali la modalità Spectrum e la Wave, oltre che ovviamente alle classiche Breathing e Statica. Ognuna di queste modalità ha inoltre una propria personalizzazione che ci permetterà, appunto, di personalizzare
personalizzarla ulteriormente. Infine potremo attivare, per ogni zona, un effetto differente, quindi avere una tastiera che riproduce a sinistra l'effetto breathing, al centro il wave ed a destra lo spectrum, o comunque una qualsiasi combinazione di effetti e o colori noi vogliamo. Tutte queste impostazioni possono essere infine salvate nei vari profili che possiamo creare e richiamare tramite combinazione di tasti o linkare all'avvio di un programma. Il software quindi ci permette una configurazione piuttosto completa, un po' limitata dalla mancanza dell'illuminazione per chi, ma tutto sommato un ottimo software piuttosto completo. Cosa possiamo dire di questa tastiera? Grazie al polling rate di 1000 Hz al tempo di risposta di 1 millisecondo risulta ovviamente perfetta per giocare. Esteticamente la tastiera risulta essere piuttosto gradevole grazie soprattutto alla componente RGB. Inoltre è molto gradevole il design chiclet, tasti ad isola, tipico generalmente dei portatili. Per quanto riguarda la comodità si è rivelata molto comoda, i tasti sono piacevoli da premere, la mano poggia molto bene sulla tastiera ed il poggiapolsi è abbastanza comodo. Abbastanza perché la parte più bassa, intendo il bordo, poteva essere leggermente più ricurvo. Personalmente ci poggio il centro del palmo e a volte dà leggermente fastidio. Molto carina la trama a nido d'ape, ma in ogni caso dopo qualche ora inizierete a sudare leggermente. Nulla di che, ma mi sembrava comunque giusto farvelo sapere. Veniamo adesso ai difetti. Il poggiapolsi che, oltre a farci sudare leggermente dopo qualche ora, poteva avere, come già detto, il bordo inferiore leggermente più ricurvo per essere più comodo. Ed infine l'illuminazione, che manca di una personalizzazione per chi, che, visto il prezzo di circa 130 euro, sarebbe stata una gradita aggiunta invece di limitare la personalizzazione a solo 3 zone. In definitiva, quindi, parliamo di un'ottima tastiera, bella e comoda, se non per quel piccolo difetto al poggiapolsi e la mancanza della personalizzazione per chi dell'illuminazione. Rapportiamo infine tutto al prezzo, ben lontano dall'essere economica, ma che sarebbe stato sicuramente più accettabile e giustificato con la presenza di una più profonda personalizzazione dell'illuminazione e una maggior cura, almeno personalmente, dato che lo considero molto importante, del poggiapolsi. In ogni caso, che sia la tastiera a membrana o meccanica, con tasti slim o alti, poco importa. È una questione di gusti e abitudine, e sotto questo aspetto il design chiclet e switch scissor non mi hanno dato alcun tipo di problema in qualsiasi scenario. Volevo infine spendere un paio di parole sull'illuminazione. Sinceramente non so come spiegarlo, ma quando la si usa e quando ad esempio si cambia colore, il passaggio tra un colore e l'altro risulta essere molto molto morbido. Insomma, risulta essere molto piacevole e rilassante da vedere. Sinceramente non so se può essere considerato un difetto perché i colori non sono chissà quanto brillanti, oppure può essere considerato un pregio proprio perché non dà fastidio agli occhi. In ogni caso a voi la scelta. Personalmente mi piace e lo trovo molto molto rilassante. Bene ragazzi, l'unboxing della tastiera finisce qui. La potete trovare online ad un prezzo di circa 130 euro. Vorrei inoltre ringraziare Razer per l'omaggio. Trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, e se volete condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi. Vorrei inoltre ricordare che sul mio canale YouTube Lisi Long potete trovare molti altri video tutorial, consigli utili sul mondo dell'informatica, unboxing, gameplay commentati e vlog. Mi raccomando, seguitemi anche su Google+, Facebook e Twitter. Trovate il link giù in descrizione. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye!